dei donatori alla TEA, quindi abbiamo anche fatto venire il centro carbonico e quindi ha spostato di sede. Io mi auguro anche che possa essere un inizio anche per i nostri soci di un bel dibattito sereno su quello che stiamo vivendo in un momento particolare. Grazie, grazie a voi. Grazie all'intermediario che è un nostro socio, ma non di mai. Però pago. No, questo lo devo dire perché normalmente il presidente me lo sono posto il problema. Soprattutto perché ha fatto anche il automatico. Io il problema me l'ero posta, ho detto ma non è corretto, un presidente non socio non si fa pagare, lui non l'ha mai chiesto, continua a pagare, io continuo a sentirmi in colpa. Poi a fare questi scherzi non si possono fare. Va bene, allora grazie alla Presidente del Circolo della Vela che ci oggi con tanta cortesia, grazie a voi per essere qui, non vi voglio far perdere troppo tempo con le introduzioni lunghe e preamboli che potrebbero essere noiosi, sapete tutti che parliamo di populismo e sovranismo e lo facciamo partendo dal libro fresco di stampa edito da Carducci di Michele Cozzi dal titolo L'Italia si è persa. Un applauso per l'autore, per favore, che ci sta l'importanza di questa prima presentazione, diciamo, ufficiale di questo libro che ha comportato un lavoro lungo e faticoso perché chi lo leggerà si accorgerà che ci sono letture, diciamo, complesse, lunghe, corpose, c'è cioè una ricchezza di contenuti che proverò tra poco a sintetizzare anche con una sintesi estrema per cercare di non farvi perdere tempo, ma diciamo, l'importanza di questa prima presentazione di questo libro di Michele Cozzi è data dai due ospiti di questa serata, autorevolissimi personaggi politici di primissima linea, a cominciare dal governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano. È giovane, pieno di energie e di entusiasmo. È il numero uno della Lega di Salvini in Puglia, Andrea Caroppo. Allora, dicevamo, populismo e sovranismo. Sono termini nuovi nel linguaggio politico italiano, ma sono diventati temi di grandissima attualità per, come dice l'autore nel libro, tre eventi importanti che hanno portato, diciamo, alla ribalta questi due termini. La vittoria di Trump negli Stati Uniti, la Brexit, il governo populista in Italia, credo primo governo populista nell'Europa occidentale. Dopo il mio. Abbiamo scoperto che Michele Emiliano è un populista. Allora, se è così, hai sbagliato parterre, perché avevamo pensato di avere due esponenti di pensieri opposti, perché uno dei due avrebbe dovuto fare il difensore, diciamo, del populismo e l'altro il difensore dell'antipopulismo. Fatto il consigliere regionale per molti più anni di me, quindi io ho solo da imparare stasera. Vabbè, no, stava dicendo che sei roba vecchia già nella politica, no? Allora, niente, adesso devo fare un po' così, devo cercare di sintetizzare poi il lavoro di Michele Cozzi e non vorrei essere troppo stringato al punto da mortificare tutto il lavoro e l'impegno che ci ha messo, ma dovendo parlare di populismo e sovranismo, devo anche dire che insomma, intanto devo dare le definizioni che Michele Cozzi ha dato di questi due concetti, diciamo, di queste due forme di politica. Allora dice Michele Cozzi nel suo libro che una definizione del populismo che lui ha ritenuto efficace si può ricavare dall'Enciclopedia Britannica, che dice i populisti affermano di essere i protettori dell'interesse del cittadino medio contro le elite, si fanno promotori di politiche senza considerarne le conseguenze. Quanto al sovranismo, l'autore
lo definisce come la riproposizione del vecchio nazionalismo in un mondo che non è più quello del Novecento. Ora, dovrei chiedere subito ai due, come posso dire, non so se considerarvi due... Due candidati alla regione. Ecco, questa è già una prima, una prima notizia. Dicevo, potrebbero ritrovarsi, ecco perché è importante oggi e qui alla Vela questo incontro, perché magari ci ritroveremo tra meno di un anno, in circostanze analoghe, con gli stessi protagonisti di una competizione politica molto importante, perché diciamo, la Puglia che resta dell'Iliano o la Puglia che viene conquistata dalla Lega potrebbe essere, come dire, una svolta da considerarsi persino storica. Io credo che la Lega abbia queste intenzioni, nel senso che Michele Emiliano in questi giorni sui giornali fa parlare di sé per tantissime attività, ma anche per questa annunciata, adesso ci dirà se è vero, idea di una formazione politica che possa essere considerato il nuovo movimento dei moderati, cattolici, ecologisti. Adesso se è vero o non è vero che stia lui covando questa idea, ce lo dirà lui tra poco. Andrea Caroppo è uno che la mattina credo si svegli con un buon caffè e qualche sondaggio da guardare, perché i sondaggi stanno dando indicazioni davvero incoraggianti dal suo punto di vista. Anche in Puglia sembra che la Lega stia conquistando consensi, e anche le recentissime elezioni provinciali in questa tendenza la stanno confermando, anche se quelle elezioni hanno un elettorato un po' particolare. Allora, io direi così, incominciamo da Michele Emiliano. Il vento del populismo, del sovranismo si è fatto sentire e forte anche alle ultime elezioni politiche. La sinistra, adesso mi suggeriva Michele Cozzi di dare dei numeri, ma insomma li leggiamo un po' tutti sui giornali, tutta insieme arriverete a un 20-25%. Allora, Michele Emiliano non è uno al quale si possono addebitare grandi responsabilità su come la sinistra ha interpretato questa stagione, che lui abbia chiaramente detto di non essere d'accordo con la stagione renziana, insomma non c'è bisogno di ribadirlo. Però vi devo chiedere intanto che cosa pensa dell'onda del populismo, del sovranismo che sta arrivando anche al sud, come dire, con un intento insomma abbastanza sostenuto. Perché la sinistra è in una crisi così profonda e che cosa pensa di fare per contrastare questa onda? Buonasera a tutti. Nicofero. Grazie per l'ospitalità. Io devo dire che venire qui è sempre una bella emozione, anche perché in questo circo venivo con mio padre e mia madre, adesso con mia madre un po' meno e con mio padre non posso venire più, e quindi è evidente che ci sono tanti ricordi che ovviamente girano per la mia testa. In più è uno dei luoghi, devo dire, che si sforza in assoluta imparzialità di tenere vivo l'interesse dei soci e della città in margine a moltissimi temi, da quelli ambientali, quelli sportivi, che sono ovviamente centrali, ma anche sono state tante le presentazioni di libri, gli intellettuali, le personalità di particolare riguardo che hanno proposto in queste sale il loro punto di vista. Quindi io voglio, a nome di tutta la nostra comunità, ringraziare il circolo per questa funzione che svolge. Dopodiché venga la domanda. Io perché ho detto che penso di essere diciamo populista, nel senso che non trovo in questa parola necessariamente un'accezione negativa, nel senso che se una persona si schiera dalla parte delle persone che non hanno difesa, di quelle che hanno un minore ruolo nella società, costruisce un progetto politico per la difesa di coloro che non hanno nulla, che hanno difficoltà a farsi rappresentare nei luoghi delle decisioni, se fa questo con capacità di entrare in contatto, di emozionare con le parole, con le idee, questo popolo
che oggettivamente ne abbiamo rappresentazione in tutte le città italiane, la sinistra non è più riuscita a rappresentare, perché quando la sinistra si occupa prevalentemente di cose lontane da queste persone, finisce per svolgere il suo ruolo opposto, con l'aggravante di essere fondamentalmente ipocrita, perché nel momento in cui dice di essere a difesa di chi non ha nulla, dei poveri, e poi dopo non riesce a praticare questo verbo, che è duro, perché girare per le periferie, non finalizzare la propria vita a costruire ville, viaggi, perché i politici di solito quando si affermano amano la bella vita, diciamo così, questi, sia quelli di destra che quelli di sinistra, nella Lega la bella vita l'hanno fatta un po' anche a spese nostre, ma sono cose che succedono. Adesso man mano troveremo il modo di rimediare al prelievo forzoso che la Lega ha fatto nei nostri confronti. Però dicevo, in generale la rappresentanza, cioè l'identificazione che l'elettore crea con una forza politica o con una personalità, una leadership, è inevitabile. Questo è un'altra cosa che alla sinistra voglio confermare, cioè anche nelle partite a calcio nel giardinetto, quello che chiama gli altri, porta il pallone, si dà da fare, media i conflitti, c'è sempre, sono i gruppi umani che funzionano così. Provate a ragionare sulla vostra realtà, il lavoro, a casa, anche voi, io sono padre, sono fratello, quindi so delle famiglie, normalmente il leader è la mamma, diciamo, però può succedere anche che qualche padre riesca ad avere una maggiore scherzo, ma dico, questi assetti sono normali, e sono normali anche nella politica nazionale, nel senso che quando una leadership si suicida, come è successo a noi, perché noi abbiamo avuto un fenomeno raro ma oggettivo di suicidio di una leadership che aveva un profilo straordinario nel suo esordio, perché è bene chiarire che di fronte al grigiore tipico della sinistra, il vecchio segretario del partito era sembrato a tutti, me compreso, una straordinaria occasione per l'Italia, e noi abbiamo fatto, credo in molti tra i presenti, abbiamo fatto uno sforzo notevole per metterlo nelle migliori delle condizioni operative. Purtroppo non è andata bene, adesso è inutile entrare nei dettagli, e pensare al passato ha solo il sapore nell'indulgere nel dolore o peggio nell'invettiva, quindi non ha senso. Adesso la sinistra sta faticosamente cercando di ricostruirsi, non so se ci riuscirà in tempi brevissimi. Dall'altra parte vedo invece una capacità di incarnare, almeno a parole, i desideri degli italiani consistente. D'altra parte non è che lo dico io, lo dicono i sondaggi, cioè se nel giro di poco tempo un partito che ha preso meno voti del PD, ricordatevi che la Lega è arrivata terza, quindi ha più che raddoppiato, o raddoppiato praticamente i voti, no? Più che raddoppiato non ancora, o comunque è lì, e evidentemente ha una capacità. Io non so cosa avrebbe fatto il PD al posto della Lega, voi sapete che io ho fatto di tutto perché il PD fosse al posto della Lega nel governo con il Movimento 5 Stelle, e ce l'avamo quasi arrivati, a un passo siamo arrivati da questa soluzione. La Lega è stata più brava di noi, ha mostrato all'Italia la difficoltà del tenere il populismo non credibile, perché la Lega ha questo merito, ha dimostrato che il Movimento 5 Stelle in tutte le sue principali affermazioni è risultato non in grado di mantenere gli impegni presi. Viceversa la Lega, sia pure con durezza, qualche volta mettendo a rischio anche la tenuta del governo, perché comprende che questa cosa è importante, riesce a tenere il punto molto di più di quanto non riesca il suo alleato, quindi mantiene i suoi impegni. Uno può giudicare giusto o sbagliato la politica migratoria, io la giudico sbagliata, radicalmente sbagliata, però siccome l'aveva detto che avrebbe fatto così Salvini sui migranti, lui sta mantenendo gli impegni che ha preso, e
la maggioranza del popolo italiano mostra, secondo me, con un po' di scarsa lungimiranza, di credere a quella ricetta. Questa è un'altra cosa che la sinistra non è riuscita a fare, dire una cosa e poi fare in coerenza ciò che era stato dichiarato. Quindi, se vogliamo provare a fermare questa ondata micidiale dal punto di vista della sinistra, che non è populismo e basta, perché vi ricordo che la Lega governa due regioni, la Lombardia e il Veneto, dove è la Democrazia Cristiana lì, cioè sono i moderati, tra virgolette, quindi sono bravissimi nel mostrare dove non toccano il fondo, cercano di essere quelli del cambiamento, ma dove dominano incontrastati da anni, sono la stabilità, sono coloro con i quali si ragiona quando gli altri perdono la calma. Ora, questo dualismo della Lega rende il fenomeno, secondo me, molto forte e per certi versi omogeneo ad un'idea della società che è esattamente l'opposta di quella che ho io, cioè una società dove il punto di vista di chi sta meglio prevale su quello di chi sta peggio. La Lega finge di rappresentare gli interessi dei più deboli, ma in realtà mantiene le grandi lobby con le quali ha una grande frequentazione da tantissimi anni, da tantissimi governi, ed è responsabile anche, immagino, di molte delle questioni di sistema che in questo paese non funzionano, perché è evidente che ha governato questo paese per tanti anni con un ruolo molto rilevante. Ora, come riesca a fare due parti in commedia? Sta nell'abilità del leader, che è indiscutibile, cioè non è che puoi negare l'abilità di Salvini, che ti chiede di sapere se la Nutella è buona. Io purtroppo lo so che la Nutella è buona, so che bisogna consumarla con cautela, e con la Lega bisogna andarci cauti, perché se la sottovaluti ti mangia, se la contrasti in modo sbagliato ti mangia lo stesso. Quindi ci vuole molta intelligenza e molta pacatezza e soprattutto rispetto, perché mancare di rispetto alla Lega e quindi inveire e basta è proprio il top del sistema per continuare a farla crescere. Bisogna sfidarla sul suo terreno, quello del governo dei fenomeni. Se si riesce a dimostrare che quelle ricette sono sbagliate, e ci vuole pacatezza, perché dimostrare che le politiche migratorie della Lega sono sbagliate è una di quelle cose che bisogna fare frigido, pacatocco e animo. Se la metti sul piano della tensione nelle periferie, della sofferenza, della disoccupazione, non c'è partita, è inutile affrontarla quella discussione così. E quindi bisogna, secondo me, immaginare un'Italia che pensi davvero agli italiani. Adesso c'è da capire, sapranno pensare agli italiani oltre che ad altri, perché io non ho visto case popolari, non ho visto investimenti sui trasporti, non ho visto investimenti sulla sanità, non ho visto investimenti sul welfare, non ho visto investimenti sulla storia, sulla scuola. E fino adesso abbiamo parlato di cose in genere. Vedremo quanto dura questa luna di miele. Io mi auguro sinceramente che il governo riesca a fare le cose che ho appena detto che non ha ancora fatto, perché se riusciranno a fare nuove case popolari, soprattutto al sud, questo sarà importantissimo. Se riusciranno a investire di più sulla scuola, se per esempio mi restituiranno i 90 milioni di euro dell'aumento del contratto della sanità, perché hanno sottoscritto il nuovo contratto con la sanità, ma non ci hanno assegnato la somma equivalente. La prima volta nella storia d'Italia che si fa un'operazione del genere, e noi la stiamo sopportando, l'abbiamo sopportata come Regione Puglia, ma non è facile soprattutto al sud fare le nozze con i fichi secchi. Non abbiamo di fronte un fenomeno pittoresco, non abbiamo di fronte un fenomeno transeunte, non abbiamo di fronte dei delinquenti, perché anche questa cosa va chiarita, perché se così fosse noi avremmo da 20 anni in Lombardia, in Liguria, dovrei dire che Zaia, che è un mio carissimo amico, o Maroni, che è un mio carissimo amico, è un delinquente. Io non me la sento di dire una cosa del genere, e sono convinto che per batterli è molto meglio rispettarli e inseguirli come dei criminali e basta. Hanno delle ricette durissime per quanto riguarda le politiche di salvataggio in mare, che sono quasi tutte illegali, e infatti
credo che ci sia una procedura giudiziaria, però questo può succedere, che non comprenda qualcuno un meccanismo tecnico. Se tu non salvi una persona in mare, commetti un reato. Se tu non fai scendere da una nave una persona che non ha una misura cautelare, questo è un reato. Poi, dopodiché, si può anche comprendere la necessità di commettere un reato per mantenere un impegno elettorale, però la nostra Costituzione per ora non consente ancora operazioni di questo tipo, e mi auguro che il Ministro dell'Interno, che è il garante della legalità, lo capisca il più in fretta possibile. Si può applaudire, volendo. Allora, Andrea, questo vede che il governatore, il presidente Michele Emiliano, il gladiatore della politica pugliese, non ha messo i guantoni stasera, diciamo, ha assunto un atteggiamento ostile per una piacevole conversazione. Non sarà un ring quello che si scatenerà tra di voi stasera. Però ecco, qui no. E allora, però, io ho bisogno di sapere se Andrea Caroppo pensa che il populismo sia, debba essere definito, come ha fatto l'autore del libro, il contrasto, un movimento politico che punta a contrastare le elite e a promuovere politiche senza prevederne le conseguenze. Se il populismo e il sovranismo al governo praticano politiche che sfiorano, diciamo, i limiti della legalità. Credo che, insomma, il segretario generale della Lega non si possa riconoscere in queste parole e in queste definizioni. Grazie direttore. Innanzitutto ringrazio l'autore Michele Cozzi per l'invito che mi ha rivolto, ed è stimolante avere un confronto su un libro ben scritto, che si legge bene, si legge in maniera piacevole e, diceva bene il direttore, approfondisce in maniera decisiva alcuni punti. E poi magari può essere condiviso su alcuni, nelle premesse e nella conclusione, ma questo stiamo anche qui stasera per dibattere. Ringrazio ovviamente la Presidente del Circo di Lavera per l'ospitalità, per me è la prima volta, invece ho avuto qualche difficoltà perché sono andato all'altro Circo di Lavera. Però ciò nonostante sono arrivato quasi in orario. Populismo per anni è passato come sintesi e sinonimo di demagogia, e quindi soprattutto in una fase iniziale venivano tacciati per populisti coloro che magari provavano con espedienti, artifici, promesse elettorali a carpire il consenso dei cittadini per poi non tramutarlo in politiche e soprattutto in fatti. Populismo oggi è oggettivo che abbia assunto dal 2011 in poi una connotazione diversa, che credo che la pietra miliare da cui bisogna partire è ciò che è accaduto nel 2011 e ciò che ha portato di fatto alla nascita del governo Lega 5 Stelle, che sono gli unici due partiti che in occasione dal 2011 in poi non hanno partecipato a nessun governo. Che nel 2011 molti di voi tutti ricorderete quello che accadde. Poi chi la legge come colpo di Stato, chi la legge come ingerenza dell'asse franco-tedesco, chi la può leggere come un dispetto all'allora governo di centrodestra in carica. Di fatto c'è stata una rottura importantissima, che credo di esempi simili ce ne siano pochi nel corso della storia. E da lì in poi credo che l'aspetto decisivo, Michele Cozzi lo dice, non è il suo punto di vista, ma tra i vari punti di vista da cui parte, pare esserci, voglio leggere in maniera testuale, una sorta di rassegnazione da quello che è accaduto dal 2011 in poi. Tant'è vero che Michele dice che secondo alcune visioni lo Stato si rivela ormai strutturalmente incapace di indirizzare e cambiare il destino della vita degli uomini. Uno statalismo senza Stato in cui la politica si riduce quasi all'ordinaria amministrazione, incapace di ostacolare il potere globale. Populismo della Lega, perché non ci vergogniamo di essere definiti populisti, è questo, cioè non rassegnarsi all'idea che lo Stato debba limitarsi all'ordinaria amministrazione, lo Stato debba rassegnarsi, quindi i politici debbano rassegnarsi ad avere delle politiche economiche, delle politiche sociali imposte e costruite in altri consessi. E quindi la critica a quelli che sono gli organismi sovranazionali, ma non in sé, perché è evidente che lo Stato-nazione ha il suo fondamento e una parte
della propria autonomia, della propria sovranità, storicamente tutti gli stati la cedono in parte. Per come si sono evoluti, soprattutto negli ultimi decenni, invece gli organismi sovranazionali, è evidente che dall'Unione Europea, ma anche a tanti altri organismi, dall'OCSE o altri organismi di cui disconosciamo le sedi e le funzioni, entrano talmente tanto in maniera invasiva e pervasiva in quelle che sono le nostre giornate quotidiane, le nostre vite quotidiane, da aver raggiunto un limite di guardia. Dal 2011 in poi la cesura c'è stata. È chiaro che a mio modo di vedere ci sono tanti tipi di populismo, nel senso che, diceva il direttore, il presidente Vigliano vuole fondare, vuole che all'interno della sua coalizione ci sia un segmento di ispirazione cristiana, per così dire, moderata. Per quella che è la mia storia politica, la mia estrazione culturale, io mi ci rivedrei molto bene in quello che è il contesto che il presidente Vigliano vuole costruire, ma altro. Cioè, gran parte del mondo cattolico oggi, nonostante le gerarchie ecclesiastiche, vota per esempio per la Lega, cioè vota perché temi tradizionali della difesa della vita, della famiglia, della libertà educativa, sono espressi e sono difesi, applicati dalle parole ai fatti, essenzialmente in quelle che sono le regioni della Lombardia, le regioni del Veneto, in cui c'è una visione del mondo, una visione antropologica, può piacere o non piacere, ma è un aspetto che, per così dire, non può essere disconosciuto. La politica è confronto e contraddizione tra visioni diverse, tra visioni esattamente dell'uomo e visioni del mondo. E quindi su questo credo che la nostra differenza, e su questo posso anche sottolineare, mi sento di sottolineare una differenza rispetto a quella che è l'esempio del populismo del Movimento 5 Stelle, e lo dice chi in occasione delle elezioni comunali, le elezioni politiche appena passate il 4 marzo, si è confrontato con una candidata del Movimento 5 Stelle nel collegio di Melendugno e sono stato battuto dall'attuale onorevole Alemanno del collegio di Melendugno, noto a tutti per la sede in cui viene realizzata un'opera che la TAP. Io credo di aver perso le elezioni in parte, sono il candidato tra Camera e Senato che ha avuto lo scarto più ridotto rispetto al Movimento 5 Stelle in tutta la Puglia. Credo che buona parte della sconfitta elettorale, nel luglio il Movimento 5 Stelle ha ottenuto quasi il 70%, io ho ottenuto il 20% della mia coalizione, e credo di aver pagato dazio per le posizioni espresse, differenti rispetto a quelle del presidente Vigliano, di aver espresso la bontà invece che un'opera strategica venisse realizzata, perché come sempre c'è il momento della progettazione, il momento della programmazione, il momento della progettazione e poi si arriva al momento dell'elaborazione. Quindi io non mi sento un demagogo, forse ha ragione il presidente, per carità, nella serenità del confronto. Il presidente Vigliano fa bene a sentirsi populista, io lo vedo nella sua accezione, che è quella pre-2011. Ci siamo confrontati spesso, Presidente, su tanti temi, se lo ricorderà, dalla TAP, dall'IVA, dalla questione della Xylella. Secondo me il suo populismo, per quello ha strizzato un po' gli occhi al Movimento 5 Stelle, perché per tanti versi è piuttosto simile. Secondo me sconfina, quello sì, nella demagogia. Cioè, sconfina nell'impossibilità di raggiungere degli obiettivi su tutti. Le ricorderò, ci siamo spesso scontrati su quel tema, lei mi dice che sono ossessionato dal tema della Xylella, ma purtroppo quando si viene da un territorio che è martoriato da quel batterio e ci sono decine e decine e decine di aziende agricole che non riescono più a portare avanti la propria attività, è evidente che sia ossessionato. E quindi ritengo che su quello la sua posizione storica è stata una posizione che non ha portato un bene ed è stata essenzialmente in campagna elettorale una posizione, quella sì, demagogica. Detto questo, io, a differenza delle tue conclusioni, però, Michele, credo che non è un passaggio, lo diceva bene il Presidente, non è un passaggio di poco conto, non è un passaggio transitorio e provvisorio. Questo vale per il Movimento 5 Stelle, valeva per Forza Italia, vi ricorderete, Forza Italia veniva definito il partito di plastica e dal 94 in poi si sarebbe dissolto in pochi anni. Non è così per il Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle da anni ormai viaggia su percentuali superiori al 20% in tutte le competizioni europee e politiche. Ritengo, magari sarà un mio auspicio, qualcuno lo potrà sentire come una cosa, vedere una cosa dell'Italia, ritengo che quello della Lega non è un fenomeno passeggero, non è un fenomeno transitorio, perché anzi, a differenza del Movimento 5 Stelle,
non si pone in maniera antisistemica, perché nel sistema in certi casi c'è davvero, c'è nelle regioni, perché guida soprattutto quelli che sono gli enti locali e le autonomie locali. Ci siamo e soprattutto riteniamo che non è secondaria l'organizzazione di partito avendo dei riferimenti di uomini e di donne che siano facilmente individuabili e facilmente rintracciabili. Il Movimento 5 Stelle in modo particolare però ha raggiunto percentuali plebiscitarie al sud, e io una domanda, questa domanda me la sono fatta, ho cercato di comprendere se davvero fosse solo la promessa del reddito di cittadinanza ad aver determinato un italiano su due del sud Italia, in Campania, in Puglia, in Calabria, in Sicilia a votare per il Movimento 5 Stelle o ci fosse altro. Secondo me, e questa è la risposta che io ho dato, una parte deriva da quello, una parte deriva da tanti segmenti piccole battaglie, piccole grandi battaglie che il Movimento 5 Stelle ha fatto, magari non mantenuto fino a questi primissimi mesi di governo, anche in Puglia abbiamo testimonianze importanti, ma credo che sia anche una risposta ai cattivi servizi che le regioni del sud nella loro interezza offrono, e quindi una risposta ad un livello di sanità, ad un livello di trasporti, ad un livello di vivibilità ambientale che le regioni del sud purtroppo non riescono ad assicurare. Quindi la risposta del cittadino è sì per il reddito di cittadinanza, sì magari per la promessa di chiudere, per la battaglia fatta da qualche comitato, ma è soprattutto, nel modo di vedere, al sud una risposta ad un sistema che non va. E il sistema essenzialmente al sud non va perché le regioni sono, a mio modo di vedere, ma questo è chiaro che io sia di parte, il Presidente la vedrà in maniera diversa, non vedo un servizio sanitario, un servizio di trasporto, un servizio infrastrutturale, un servizio ambientale, una qualità della depurazione, una qualità della raccolta dei rifiuti, una percentuale di conferimento in discarica che la Puglia non può più permettersi e che addirittura stati come l'Estonia e la Finlandia hanno invece livelli civili e livelli per così dire dignitosi. Questa è la mia lettura, ovviamente parziale e partigiana. Allora, Michele Bossi, Michele, mi pare di capire, anche ascoltando l'intervento di Andrea Caroppo, che Michele Viviano sia un diversamente populista. Certo. E però insomma diventa ancora più interessante questo confronto. Intanto, parlando del tuo libro, tu ti sei impegnato per fare una ricognizione della letteratura sul tema del populismo. Hai analizzato la vittoria dei populisti in Italia e il contratto che è alla base di quello che hai definito un governo ibrido, poi non so se l'accezione è meccanica o automobilistica o politica, ma insomma questa è la definizione. E poi ti sei occupato della crisi della sinistra in Europa e in Italia, con un'attenzione particolare al renzismo, hai sostanzialmente sotterrato renzismo e berlusconismo in poche pagine, no? Ma molto ben descritte, e poi vabbè, parlato del ruolo del invasivo e pervasivo del web e questa appunto mancanza di una politica per fronteggiare l'ondata migratoria. C'è tantissimo altro nel tuo libro, io sicuramente ho fatto un po' così con le forbici, quello che ho potuto. Raccontaci il cuore di tutta la tua riflessione. Beh, hai detto le cose essenziali, innanzitutto lo ringrazio, c'è molto Russo per averci messo a disposizione questa sala, e la ringrazio veramente perché credo che questo sia un momento di riflessione che possa riguardare il nostro paese ma anche questa città. Il termine populismo è un termine ormai molto abituato, ma non è per nulla nuovo, la letteratura sull'argomento è vastissima. Il populismo nasce nel Sud America già nel secolo scorso, poi in Italia, se vogliamo rimanere a un tempo più vicino, già dopo quello c'è stato il movimento qualunquista appunto di Giannini, poi nella Seconda Repubblica io descrivo come ci sono state tre forme di populismo di un tipo diverso, quello berlusconiano che si basava in maniera forte sul ruolo della televisione, poi c'è stato Grillo con quanto riguarda il ruolo sempre più incisivo e invasivo del web, poi c'è stato il populismo dall'alto di Renzi. Però diciamo che con questo governo sicuramente si arriva ad una sintesi migliore, più organica,
di ciò che viene definito populismo. Allora, non ho difficoltà a dire che populismo è un termine molto ambiguo, perché l'assonanza con la radice popolo porta a far intendere, a capire che c'è l'esaltazione totale di tutto ciò che dice il popolo. Credo che l'analista si pone un problema un po' diverso, una situazione un po' più complicata. Attilio diceva prima quella definizione di populismo, che credo che sia molto centrata. I populisti dicono che rappresentano il popolo contro l'elite, e quindi già da questo punto di vista creano una divaricazione netta all'interno della composizione sociale, e poi spesso portano avanti idee o programmi che sono di difficile argomentazione, di difficile attuazione, senza porsi il problema dell'attuazione di quelle politiche. Se non leggiamo probabilmente ciò che è accaduto in questi pochi mesi in Italia, forse troviamo una conferma di questo assunto, con posizioni, con decisioni che sono state assunte, che dovranno essere poi verificate nel corso del tempo per vedere un po' la compatibilità con il quadro economico complessivo del paese. Ma c'è un'altra definizione che io riporto nel mio libro. Cioè, di solito non diamo del populista ai nostri nemici, a chi la pensa diversamente di noi, e diamo dal populista anche a chi va in autostrada in contromano e pensa di avere ragione. Allora, se un paese va tutto in una direzione e si critica chi va tutto in questa direzione pensando di essere nel giusto, sicuramente siamo un po' di problemi interpretativi di ciò che sta accadendo. E c'è un'immagine che uso nel mio libro per far capire che cos'è il populismo. È un'immagine di un'opera di uno scrittore di origine araba che ha scritto il libro Il Cigno Nero. Che cos'è il Cigno Nero? Il Cigno Nero è qualcosa di natura. Non esiste. Quando appare ci si chiede da dove arriva, cosa ci sta dietro il Cigno Nero, se è un caso isolato oppure se c'è dietro tutto altri episodi, altri elementi di Cigno Nero. Ecco, il populismo in Italia appare improvvisamente come un Cigno Nero, perché ciò che rimane nei libri, ciò che era nei libri fino a qualche tempo fa, si è fatto carne, si è fatto realizzazione, ha avuto un modo di manifestarsi. Il governo dei populisti rappresenta una rottura rispetto a tutta la tradizione italiana dal dopoguerra in poi. Da questo punto di vista, credo, appunto lo diceva Andrea, stiamo dinanzi a un fenomeno che non è un fenomeno passeggero. Chi pensa che improvvisamente si sgonfieranno sia i populisti di sinistra, se vogliamo definire populisti di sinistra e 5 Stelle, sia i populisti di destra, credo che abbiano una lettura un po' sbagliata di ciò che ha detto, perché poi tutto il mio sforzo nel mio libro è stato più inteso a descrivere cosa questo paese è diventato, come siamo cambiati, perché gli italiani stanno cambiando. Dobbiamo avere il coraggio, da analista e da giornalista mi occupo di questo, perché non è il nostro compito dare suggerimenti di carattere politico, ma ho inteso descrivere le variazioni che ci sono state nelle opinioni pubbliche di questo paese, che sono variazioni consistenti. Prima una collega mi chiedeva: ma siamo più cinici o siamo più civici? È un tema questo molto dibattuto. Storicamente il popolo italiano era un popolo molto civico, nel senso che abbiamo sempre dimostrato nella nostra storia grande solidarietà, grande capacità di occuparci dei più deboli. Ricordo qua, ricordiamo qua, siamo in Puglia, 25-30 anni fa, ci sono arrivati le ondate di albanesi, e all'epoca lo spirito era diverso e abbiamo reagito in maniera diversa. Adesso si arrivano una nave con 50 disperati al largo delle coste della Sicilia, improvvisamente avvertiamo un sentimento diverso. Vuol dire che praticamente l'opinione pubblica nel corso del tempo ha cambiato, su molto alcuni sistemi ha cambiato, e dobbiamo chiederci perché. Su questo credo che ci sia poi i ritardi maggiori della sinistra, e mi ricollego a ciò che diceva il Presidente. La sinistra non riesce a capire ancora oggi che cosa è accaduto in questo paese e perché rischia di diventare sempre più influente e di diventare sempre più marginale. Un sistema, e certo, e infatti io descrivo nel libro la crisi, che è una crisi internazionale, perché la sinistra è in crisi dappertutto in Europa. Qualche sera fa partecipavo a un altro incontro su questo libro, ma qualcuno mi diceva: ma in Portogallo ci sono i comunisti. Ah, ma non è che possiamo andare dietro al Portogallo come se fosse un'oasi a cui rifarsi, voglio dire, appunto a cui rifarsi.
E voglio dire, c'è appunto Gino Nero, come dice il Presidente, Gino Nero con la sinistra dentro il Portogallo, non il resto dell'Europa. Il problema perché la sinistra, come dire, in crisi, probabilmente da un punto di vista, dico io, è perché ormai c'ha la cassetta degli attrezzi, cioè i giudizi interpretativi che non sono più adeguati a leggere le trasformazioni di Ciccione. E la sinistra è il figlio dello Stato-Nazione, che ripeto, lo Stato-Nazione è in crisi perché lo Stato-Nazione si basava su tre capisaldi fondamentali: le frontiere, la possibilità di emettere moneta e un esercito comune, un esercito di un singolo Stato. Due, è la capacità appunto di emettere moneta. Alcune di queste condizioni non esistono più. Non emettiamo più moneta perché c'è la moneta unica. Le frontiere sono diventate labili perché facciamo parte di una grande comunità. Praticamente le condizioni di base dello Stato-Nazione stanno lentamente perdendo forza. Questo significa che anche ciò che noi chiediamo allo Stato spesso ormai va al di là delle capacità dello Stato di poter assolvere questi compiti. Quando il bilancio italiano è giustamente deve essere visto dalla comunità internazionale, perché noi facciamo parte di una comunità internazionale, quindi se non sforiamo i conti, è giusto che i francesi e i tedeschi ci dicano cosa state facendo. È chiaro che abbiamo perso la capacità di governare la nostra moneta, oltre al fatto che non abbiamo più una moneta nazionale, così come non abbiamo il discorso delle frontiere è diventato molto più labile. Diciamo che le condizioni dello Stato, lo Stato gradatamente ha perso potere. Lo Stato che perde potere significa che riesce sempre meno a soddisfare quelli che sono i bisogni dei cittadini. I cittadini chiedono che i loro bisogni, i loro problemi siano risolti subito, ora adesso. Cioè non attendono più tempi lunghi. I cittadini chiedono che improvvisamente chi giunge al governo si dia la soluzione ai suoi problemi personali. Un sociologo inglese, Douglas, ha detto che per noi abbiamo una concezione della democrazia come quella delle lattine della Coca-Cola. La Coca-Cola, le lattine tu le prendi e le consumi. Così l'opinione pubblica adesso è diventata così variabile, sempre così più emotiva, che cambia opinione con una facilità impressionante. Quindi non possiamo attenderci di tutto, voglio dire. È successo, noi abbiamo visto che nel giro di un anno e mezzo, Renzi, che sembrava intoccabile, è sceso dal 40%, portato il suo partito a un nulla. Significa che le aspettative sono crescenti e le aspettative crescenti delle persone, lo Stato, probabilmente questa è la mia crisi, ma non è semplicemente la mia crisi, ha sempre meno capacità di dare risposte. C'è stato un economista americano che ha detto: dobbiamo prendere atto che la pretesa che lo Stato risolve i nostri problemi e i nostri bisogni è una pretesa che sta perdendo lentamente di peso. Perché? Perché viviamo in un mondo globalizzato, perché ciò che accade in America ha influenza sul nostro Stato, perché ormai viviamo in una rete dal quale non possiamo più uscire. Per questo la critica che faccio io al sovranismo, che non è mia, il sovranismo ripropone una concezione tolemaica dello Stato, che diceva Tolomeo, diceva che la terra, al centro, è il sole ruotava attorno. I sovranisti hanno la stessa pretesa, dicono che lo Stato è al centro e il mondo deve ruotare attorno. Credo che sia una presa di una concezione che si confligge con quelle che sono le tendenze internazionali con le quali poi devi fare conti e con i quali poi devi necessariamente portarti ad avere una visione complessiva. E tornando per tema della sinistra, su questo non c'è capito nulla e continua a non capirci nulla, perché non sta dando una risposta al tema dei migranti, perché voglio dire, è facile avere una posizione positiva, accogliente verso il tema dei migranti quando siamo capitale economica e culturale all'altezza del compito. Si è detto che la sinistra ormai è la sinistra della zona ZTL. Chi vive nei centri storici, chi vive nelle zone più ricche della città è di sinistra, ma se ti allontani proprio alla volta e vai in periferia, lì la sinistra non è più in grado di parlare, non ha più un linguaggio. Io ricordo che subito dopo la sconfitta elettorale a Roma il PD tentò di fare una riunione della segreteria in un quartiere periferico, di quelli dove la sinistra non conta. Si ritrovarono il quartier generale del partito
ma completamente il popolo era lontano. E questo è il quadro complessivo, diciamo, che ho sintetizzato, di cui, ripeto, continuo a dire, la conseguenza politica è forse l'aspetto meno importante, è il quadro strutturale che spiega perché improvvisamente sovranisti e populisti sono andati al governo. Se Salvini è così forte, non è colpa di Salvini, perché vuol dire che c'è un popolo che vuole quelle parole, vuole sentire quelle parole, quelle prese di posizione, anche con quelle parole così muscolari, così violente, diciamo. C'è un popolo che giustamente dal suo punto di vista vuole quel modo di fare. Così se i grillini sono diventati così forti nel sud, è perché rappresentano la parte di popolo che non ha lanciato la globalizzazione. Questo è un nesso. Chi regge e chi ha una posizione concreta è agganciato alla globalizzazione. Chi sta al di fuori di questo processo e quindi è sconfitto dalla globalizzazione chiede protezione. Ecco, questo governo, il governo dei populisti, promette protezione dal punto di vista securitario, cioè per quanto riguarda gli immigrati, e promette protezione dal punto di vista della povertà con il reddito di cittadinanza. Il risultato meridionale, qualcuno l'ha interpretato in maniera un po' negativa dicendo, è il tipico risultato di una società chiusa. Le società chiuse sono le società in cui, voglio dire, c'è poco sviluppo economico e si chiede protezione. Il 5 Stelle al sud hanno avuto un boom perché esprimono proposte ma esprimono anche proteste, soprattutto perché garantiscono una protezione a coloro che sono non, chiaramente non per colpa loro, sono stati sconfitti, non riescono ad essere in sintonia con la globalizzazione. Poi vedremo cosa accadrà, perché la parte finale del mio libro, qua chiudo, che sono stato già lungo, vedremo fino a che punto la rottura che c'è nel paese, che è una rottura reale, perché il nord è il paese che vuole sviluppo, la Lega che rappresenta qui Caroppa, il nord vuole sviluppo, vuole la TAV, vuole meno tasse, vuole che ci sia maggiore attenzione alle infrastrutture, fino a che punto questo nord potrà continuare ad andare in sintonia con il sud invece che, salvo casi eccezionali, la Puglia questo è sicuramente, nonostante problemi che pure non ci sono, è un sud che ancora adesso non vede, non ha visto anche questo governo politiche e intese a sviluppare, a produrre sviluppo. Ciò che temo io, e non sono l'unico a pensarlo, è che questo governo al sud abbia fino adesso potuto promettere solo il reddito di cittadinanza. È poco, non credo che possa servire per crescere, vedremo cosa accadrà in futuro. Grazie, allora, ecco, prima di consegnarci a Carlo Baglioni, facciamo un altro diretto però con risposte molto, diciamo, più contenute, e ero curioso di sentire dire da Michele Emiliano cosa pensa dopo il lungo corteggiamento dell'inizio di questo mandato da governatore nei confronti dei 5 Stelle, cosa pensa oggi del ruolo dei populisti ben castellati al governo, se sei deluso da loro e se hai cambiato idea e non ritorneresti più a corteggiare la futura azione normale, facendo anche qualche posizione, diciamo, di governo alla regione. È chiaro che noi viviamo in un momento di magmatico cambiamento permanente che alle volte non conclude nulla, ma che comunque si verifica. Nel senso che i leghisti fino a pochi mesi fa non c'erano da nessuna parte, compresa Andrea che non era leghista. Di fronte all'ipotesi, diciamo così, di rompere un meccanismo che al sud aveva, diciamo così, stritolato il centrodestra, perché noi abbiamo vinto in tutte le regioni del Mezzogiorno, è chiaro che la Lega è stata vista dal centrodestra nel Mezzogiorno come una possibilità di cambiamento, e questo ovviamente è assolutamente lecito, nel senso che si può tranquillamente passare dal riformismo di centrodestra al populismo di centrodestra, su questo non io non ho nulla da contestare. Naturalmente però questo passaggio non è indolore, nel senso che secondo me esiste ancora una buona parte
del centrodestra del Mezzogiorno, in particolare in Puglia, al quale mio malgrado ho sovente rivolto lo sguardo, perché quando mi si dice che ho corteggiato i 5 Stelle si dimentica che io ho vinto le elezioni a Bari nel 2004 in una città dove il centro-sinistra non arrivava manco al 30%. Quindi io ho vinto le elezioni con una massiccia dote di voti del centrodestra che contemporaneamente, nello stesso estratto secondo, votavano alle europee in modo diametralmente opposto. Quindi quando qualcuno, diciamo in modo direi superfluo, dei leader cosiddetti della sinistra, diciamo che io sento parlare di candidature a sinistra e tutti i candidati della sinistra sono dei milionari, cioè sono delle persone che vivono più che agiatamente e che si dimenticano che le grandi vittorie del centro-sinistra pugliese sono nate sulle gambe di una civiltà pugliese che prescinde dagli orientamenti politici, perché qui non facciamo il tifo per questi o per quelli, forse neanche io, devo essere sincero, perché qualche volta di fronte all'inettitudine del centro-sinistra o alla inaccettabilità del centro-sinistra non abbiamo esitato a prendere posizioni diametralmente opposte. Non sono stato l'unico, Fitto aveva nei confronti del decreto famoso 56 sul federalismo fiscale la stessa difficoltà che era propugnata dalla Lega, aveva la stessa difficoltà. Io ricordo ancora le polemiche tra Berlusconi e Fitto sul decreto 56. Io addirittura nel mio primo discorso da sindaco di Bari feci un errore catastrofico, dissi: fratello Leccese, ti prego resisti, naturalmente quando mi ritirai a casa il fratello Leccese a chi? Io invece insisto, perché devo essere sincero con Andrea, che pure non è dolce di sale come diciamo noi, ho avuto piacere di confrontarmi, perché ecco quell'atmosfera politica di quell'epoca, poi diametralmente ribaltata dalle elezioni del centro-sinistra, che poi ha portato bene alla Puglia, perché la Puglia in pochi anni, diciamo, ha cambiato radicalmente la sua immagine. Tutte le miserie nelle quali eravamo immersi, devo dire, si sono, non voglio dire risolte, però sono state fortemente ridimensionate, e se fossimo stati un po' più fortunati, noi ci siamo trovati nel momento migliore della Puglia, ci siamo trovati nel momento peggiore dell'Italia. Provate a immaginare se noi avessimo avuto un trend economico accoppiato, per dirla col PSR in agricoltura. Dicevo, quindi è stato un momento molto difficile. Il Movimento 5 Stelle si pone come un movimento civico che assomigliava molto a quel movimento politico che avevo messo in piedi qui a Bari, ma che poi ha fruttato moltissimo anche fuori dalla città di Bari. Un movimento di cittadini attivi, liberi, così mi era sembrato all'inizio. Io penso che molti di noi abbiano avuto simpatia per il Movimento 5 Stelle. Io, diciamo, per cultura so che se vuoi sconfiggere qualcuno non lo devi maltrattare, te lo devi portare dove vuoi tu, lo devi rispettare. Ma devo dire, qualche volta li abbiamo anche maltrattati, perché loro insultano, come spesso fanno anche altre forze politiche, però devi resistere a questa tentazione, anche perché la massa degli italiani la pensa più o meno sempre allo stesso modo da tanto tempo. Non è vero che gli italiani sono cambiati. In questo, diciamo, un po' di scoraggiamento di Michele, io vorrei riequilibrare, cioè gli italiani sono il nostro punto di riferimento, sono quelli che ci hanno impedito nei momenti difficili di far saltare il banco. Uno di quei momenti fu il referendum sulla Costituzione, ma nella lotta alla mafia gli italiani si sono schierati dalla parte giusta. Io questo me lo ricordo. In Puglia noi abbiamo il primo esempio utile, diciamo, di lotta alla mafia quotidiana. Oggi ennesima operazione di servizio, che certo non è che l'ha fatta Salvini, l'ha fatta la Direzione Nazionale Antimafia, Direzione dell'Istituto Antimafia, le forze dell'ordine, che devo dire in Puglia a regime da tanti anni, ogni 15-20 giorni tirano una legnata, e questa è un'abitudine che noi dobbiamo mantenere, soprattutto nei confronti delle organizzazioni criminali. Abbiamo
soprattutto una idea di noi stessi più dignitosa. Il nostro sistema sanitario ha 15.000 addetti in meno di quello dell'Emilia Romagna e 800 milioni a regime di sostanze di denaro in meno di quello dell'Emilia Romagna a parità di abitanti, su per giù. È chiaro che reggere i livelli essenziali di assistenza e farli crescere fino a un livello che non era mai accaduto prima per noi, per la mia amministrazione, è stato complicato, che non vuol dire che abbiamo risolto i problemi. Dal 2001 noi non abbiamo potuto fare assunzioni per leggi sempre uguali, parliamoci chiaro, chiunque governi, questo è il dramma e si sta confermando con questo governo, chiunque governi, le burocrazie italiane che sono nei ministeri si comportano sempre alla stessa maniera e niente cambia. Io sto solo aspettando il giorno in cui si rendano conto, il Movimento 5 Stelle se ne è già accorto veramente, perché le mie litigate furibonde sulla questione delle trivellazioni, che tutti sanno che le ricerche petrolifere non hanno nessun significato economico, zero. Immaginate che fino a che non avevano aumentato adesso le royalties, perché te l'abbiamo chiesto noi di prepotenza, per noi il petrolio italiano, il petrolio dell'arabo era la stessa cosa, perché nel momento in cui gli concedevamo la concessione poi ce lo rivendevano e ce lo vendevano allo stesso prezzo degli arabi. Non so se è, non è come in Norvegia che c'era una società di Stato che sfruttava il nostro petrolio. Quindi insomma ci sono state una serie di similitudini dove io ho visto che il MISE, il Ministero dello Sviluppo Economico, è un posto terribile dove chiunque va diventa come Calenda, almeno questo è il mio punto di vista. Quindi io l'ho giustificato Calenda, perché ho visto Di Maio come Calenda, come Renzi, dove diciamo la verità, voi ricordate che dovevano togliere la concessione delle autostrade, no? E voi pensate che l'hanno tolta, perché si può togliere una concessione a uno senza una sentenza passata in giudicato. Naturalmente tutta sta roba è chiaro che ci vuole tempo e io, come si dice, sto solo cercando di avere il tempo e le energie per parlare di queste cose, perché poi in realtà il Movimento 5 Stelle perché è stato trattato così bene da me? Perché speravo che mi dessero una mano. Tu ci volevi governare insieme? No, io volevo una mano, quindi è chiaro che se tu chiedi una mano a qualcuno devi corresponsabilizzarlo. Come ho detto, l'ho fatto con la destra e continuerò a farlo con tutte le persone per bene che non si identificano nella mia visione del mondo ma che condividono il mio programma. Perdonatemi, io non sto a selezionare antropologicamente le persone, ci mancherebbe. Io ho conosciuto persone per bene che avevano un'idea per educazione familiare, per tradizione, che era diversa dalla mia. Ho sempre avuto il loro rispetto, devo dire che in particolare in questa città dove la maggioranza di centrodestra, diciamo, politica non è mai stata in discussione, noi non abbiamo mai vinto le elezioni politiche né a Bari né in Puglia, mai, eppure io e Vendola abbiamo stravinto le elezioni locali, ma non è mai accaduto. Perché? Perché poi ognuno vota per la competizione che gli interessa, vota per il progetto che gli piace, vota per la persona che gli dà garanzia. Qua un conto è dare come si dice, fare un dispettuccio alla Iannacci per vedere l'effetto che fa e votare il Movimento 5 Stelle o la Lega al governo, dove, detto tra di noi, l'impatto poi sulla vita quotidiana è piuttosto scarso dei governi nazionali, perché non contano quasi niente dal punto di vista strutturale. Un conto è un sindaco o un presidente di regione, sono due partite completamente distinte. Col Movimento 5 Stelle io ci ho provato, poi ho capito che purtroppo non c'era autonomia di pensiero locale, cioè faccio un esempio, noi stavamo preparando con il Movimento 5 Stelle il disegno di legge di iniziativa regionale, perché la Costituzione lo consente, sul divieto dell'utilizzo dell'air gun, anzi trasformando l'utilizzo dell'air gun, queste bombe di aria compressa nel fondo del mare, lo dico qui al circolo della Vega perché so che ci tenete, dopodiché adesso non se ne parla più, prendono ordini in maniera incredibile. Quindi è chiaro che da un lato mi verrebbe di rispondere che non lo rifarei, dall'altro ti dico che meno male che ho fatto, perché tutti gli elettori del Movimento 5 Stelle che non obbediscono a Barchetta, allo studio Casaleggio o a Di Maio, e quelli stanno riflettendo sul fatto come mai il Presidente della Regione gli aveva persino detto vuoi occuparti di ambiente, e siccome avevo l'obbligo di metterci delle donne in giunta e non avevamo eletto donne, pensavo di rispettare lo statuto, forse la mia è una visione troppo strettamente legata alla legge, nominando le donne che erano state elette nel Movimento 5 Stelle. Questo è il ragionamento, non è un'alleanza
politica. Avevo detto all'opposizione, vieni in giunta e controlla quello che facciamo, perché io non ho problemi da questo punto di vista, potrei tranquillamente avere gli assessori dell'opposizione in giunta, non devo nascondere niente. Naturalmente quando tu gli parli dell'agricoltura, gli parli dell'ambiente e gli parli del personale, e poi dopo non hanno voluto partecipare a questa cosa, io penso che adesso ho titolo, come ho titolo forse anche nei confronti della Lega per altre ragioni che dirò nell'intervento della prossima volta, che ho capito che abbiamo fatto tardi, ho degli argomenti per dire guardate, io non vi ho contrastato per principio, non sto tenendo una posizione diciamo di convenienza, avevo aperto ad un ragionamento, come abbiamo aperto su mille questioni, da quelle più piccole a quelle più grandi. Andrea ha detto che ha perso le elezioni per la TAP, perché fare un gasdotto su una delle più belle spiagge dell'Adriatico è una stupidaggine, ma è una stupidaggine talmente evidente, perché non lo facciamo in una zona industriale dove non se ne accorge nessuno che sta il gasdotto? Io non c'ho niente contro il gas, anzi ho già detto che mi serve per la decarbonizzazione dell'Ilva, ma dove stanno questi discorsi in questo governo? Questi discorsi non sono smancerie da ambientalista da salotto, io ho i morti, ho i morti a Taranto e lo so che è diverso, ma se voi aveste, come vedete su internet, c'è la manifestazione di genitori dove il manifesto sono le fotografie dei loro figli che sono morti, ora io sono il loro presidente, a questa roba questo governo che risposta ha dato? Li ha presi prima in giro durante la campagna elettorale, chiudiamo l'Ilva, e io venivo massacrato dal Movimento 5 Stelle perché dicevo decarbonizzazione col gas del TAP, che era una cosa sensatissima, che avrebbe abbattuto l'inquinamento di molto, e dall'altra parte prendevo le botte pure dal mio partito che diceva no, TAP sulla spiaggia di San Foco, voi l'avete mai vista quella spiaggia? È un capolavoro. No, perché lì? Perché non un altro posto? Perché addirittura scendere a sud per poi risalire a nord? Perché il gas deve comunque arrivare a Brindisi, a Mesagna, perché lì c'è l'hub della dorsale SNAM. Sapete perché deve scendere, deve salire? Perché bisogna dare un po' di lavoro in giro. Ma io me la devo ingoiare sta roba? Cioè me la posso mai ingoiare? Voi che mi conoscete un po' meno di Andrea, voi potete mai immaginare che io mi possa ingoiare una cosa del genere? Se qualcuno vi passa davanti a casa vostra con un tubo di gas quando potrebbe tranquillamente andare alla zona industriale, io che faccio? Vi lascio al vostro destino perché c'è il progresso da difendere, vi dico guardate, vi stanno prendendo in giro, mi sono battuto fino alla fine, come mi batterò fino alla fine per l'Ilva? Io non lo so se si vince o si perde nelle battaglie, io non mi schiero perché penso di vincere, io non mi sono messo con la sinistra a pari perché pensavo di vincere, era più difficile vincere qua con la sinistra, ma io sono una persona di sinistra, non ci posso fare niente, non cambio a seconda delle mie necessità elettorali o di sopravvivenza, sono come sono, nel bene e nel male, come qualcuno sostiene. Grazie. Allora, abbiamo il ragionamento comunista di Emiliano, che si è dimostrato sia nelle ragionamenti che fa più volte che ha questa occasione, sia nelle decisioni che ha preso recentemente, molto accogliente. Lui è pronto a dialogare, a suo tempo ha corteggiato. Se a lui interessa il progetto moderato, non è moderato, però se gli interessa e lui ha voglia di venire con noi, a me mi fa solo con l'assessore di opposizione non male. Bravo, perché? Vabbè, insomma, quindi l'accoglienza è un ragazzo bravo, per cancella per Tisma, ha corteggiato il Castello, stesso candidato. Ha recentemente anche, come dire, cooptato personalità che in questa città hanno avuto ruoli politici diversi da quello che le viviamo. Mi pare di capire invece che la Lega ha avuto in Salvini l'interprete migliore possibile per prendere il partito nazionale, quindi è riuscito a togliere quella parola nord che serviva a trovare il modo di far dichiarare un pugliese o un siciliano calabrese elettore della Lega, mentre prima magari qualcuno l'avrebbe fatto ma non aveva neanche il coraggio di dirlo. Quando io ho visto che un certo avvocato Sasso stava fondando la Lega in Puglia e arrivavano i comunicati, ho pensato questo lo vorrei conoscere perché c'è qualcosa di strano, e invece oggi Sasso è parlamentare, è un leader, ha il suo seguito, è importante, la Lega incomincia
come dire, ad assaporare l'idea della competizione, diciamo, quasi alla pari tra centro-destra e centro-sinistra nelle prossime circostanze. Adesso non sono dati, diciamo, scientifici, ma insomma, l'impressione è che se le due coalizioni, destra e sinistra, dovessero trovare diciamo, una comunione di intenti, la partita insomma, si gioca in qualche modo. Però la differenza tra l'accoglienza di Michele Emiliano e il vostro atteggiamento rispetto alle rimente è ben diverso. Cioè, l'impressione è che il leader nazionale della Lega voglia creare, ne parlavo anche con degli amici comuni prima, come dire, una sorta di nuova classe dirigente. Non c'è, come dire, non ci sono aperture per chi si va a proporre, perché adesso la Lega probabilmente riceverà quantità di personale politico, anche consumato, insomma, esperto, che si offre alla Lega, ma la Lega dice no, noi siamo la Lega, non vogliamo costruire una nuova classe dirigente, insomma, non siete accoglienti, volete imporvi nella speranza di raggiungere poi quote proprietarie, ma così come siete, senza imbarcare, così ho capito male. Non proprio così. Allora, un minuto, una premessa però la voglio fare, sulla storia della Lega, perché poi sentivo rumoreggiare sull'aggettivo Nord, che era stato tolto come se fosse solo un'operazione di maquillage. Allora, storia della Lega, la Lega nasce col pensiero di Bruno Salvadori, nasce che era un politico della Val d'Aosta, e nasce soprattutto a metà anni 80, quando c'è una fortissima spinta da parte dei ceti produttivi, questo principalmente al Nord, nei confronti di uno sperpero progressivo di risorse. Tant'è vero che ricorderete che lo slogan della Lega era contro Roma ladrone e quindi il centralismo, cioè la gestione centralizzata delle risorse e quindi lo sperpero delle risorse. E lì si creano una serie di realtà territoriali. Una era la Lega Lombarda, poi c'erano gli autonomisti piemontesi, poi c'era la Lega Veneta, poi c'era la Lega Emilia Romagna. Al sud, nei fine 80, primi 90, perché non poteva nascere una spinta territoriale autonomistica? Perché invece proprio da quel sistema delle partecipazioni pubbliche, dalle risorse centralizzate, era un sistema che funzionava bene, male, era un sistema che al sud produceva dei risultati. La fase poi del 94, con la nascita della Casa Popolo, allora era Polo della Libertà e del Buon Governo, erano due poli, tant'è vero che Forza Italia fa un accordo con la Lega al Nord e con l'allora Movimento Sociale, poi Alleanza Nazionale al Sud. A quel punto ci fu una sorta di divisione territoriale che durò lo spazio della caduta del governo Berlusconi, in cui la Lega, allora Bossi, decise di andare in maniera autonoma nel 96 e tirò fuori la trovata della secessione, che durò esattamente lo spazio di 4 anni, fino alle elezioni regionali del 2000, in cui cadde poi il governo della Lega, ricorderete, e da quel momento in poi dai riti, dall'ampolla, rimasero solo appunto rituali, e la Lega abbandonò nei fatti il progetto della secessione per riacquisirne uno di carattere autonomistico. Chiaro poi, valore, problemi di salute del leader, hanno portato a 15 anni di un progetto di fatto in stallo, quasi che andava alla consunzione, fino anche con problemi, e non li nascondo quello che diceva il presidente Emiliano, cioè problemi di gestione delle risorse interne, e ci sono dei. Verranno acquisiti. Ma tu sei avvocato. Verranno viste le responsabilità, se ci sono state le responsabilità. Detto questo, Salvini fa un'operazione che in realtà, e su questo il presidente Emiliano secondo me sbaglia proprio prospettiva, perché non conosce il mondo moderato e il mondo del centrodestra in generale, perché l'acquisizione di personale politico del centrodestra è cosa ben diversa dall'acquisirne poi la fiducia dell'elettorato, perché la campagna elettorale del 2015 è una storia diversa, presidente, nel senso che il centrodestra è andato diviso, abbiamo consegnato, siamo arrivati con mani in alto, ci siamo arresi, il presidente Emiliano, prima ancora della presentazione dell'ISTA, aveva già ottenuto la vittoria nei fatti e l'ha ottenuta poi nella sostanza. In realtà la Lega, di fatto oggi, occupa uno spazio politico, il classico spazio politico del centro-destra. La difesa delle frontiere, cioè, vi ricorderete la legge Bossi-Fini, era una legge appannaggio ed è un sentire comune di un mondo
che non è solo un mondo della Lega, è un mondo di un elettorato diffuso che a mio modo di vedere in Puglia è maggioritario più che in Italia è maggioritario. Una visione euroscettica, vi ricorderete quante battaglie allora Berlusconi fece sulla tassa per l'Europa, i contrasti con i presidenti del Parlamento Europeo, confronti durissimi, è nelle corde di quella parte, di un campo, che è il campo che io rappresento, e nelle corde, così come la semplificazione burocratica, la semplificazione fiscale, la riduzione fiscale, flat tax, altro non è che la vocazione da parte di un mondo produttivo di avere meno possibilità di utilizzare delle risorse, di sprecare delle risorse, di pagare il giusto, ma consentire invece di generare in qualche modo occupazione e crescita. Quindi questa è la premessa che volevo fare. Sulla domanda specifica invece, direttore, noi non ci chiudiamo, nel senso, anch'io non sono un leghista, non sono nato leghista, ma credo che in Puglia, tranne pochissimi casi, pochi possano fregiarsi del titolo di essere leghisti ante litteram o sempre stati leghisti. Molti hanno avuto delle esperienze anche in altri partiti del centrodestra. E quindi noi guardiamo alla classe dirigente principalmente gli amministratori locali. Questa è un'indicazione che il nostro segretario federale ci dà. Nel senso, ci apriamo ad amministratori che riteniamo i più capaci. Ne vedo uno qui in prima fila, dell'amico Michele Picaro, consigliere comunale della città di Bari, che abbiamo deciso di accogliere. Siamo anche noi per l'accoglienza delle persone capaci, che soprattutto anche qui il presidente Vigliano potrà aver cooptato il leader di un movimento che si chiama Puglia Popolare, che è l'ex sottosegretario Cassano. Ne ha cooptato Cassano, ma non ha cooptato chi sosteneva da sempre Cassano ed era l'anima di quando Cassano era davvero un uomo di centrodestra. E quindi credo, Presidente, che la sua operazione è un'operazione di ingegneria politica che non avrà grandi risultati dal punto di vista elettorale, perché il mondo che realmente ha sostenuto Cassano, il mondo che ha sostenuto alcuni pezzi che lei magari oggi ritiene di prendere all'interno della propria coalizione attraverso qualche cooptazione, attraverso qualche gratificazione, credo che il mondo diffuso non la seguirà quel mondo. Quindi noi ci apriamo, ma facciamo, l'esempio concreto è quello che è accaduto ieri alle elezioni provinciali a Foggia, in una lista che si è affermata come tra gli amministratori, le elezioni di secondo livello, tra il centrodestra, la Lega è stato il primo partito, la gran parte degli amministratori del centrodestra hanno scelto la Lega a Forza Italia o ad altre rappresentazioni civiche. Per esempio a Foggia c'è una forte componente civica rappresentata in giunta dall'assessore Di Gioia. Credo che qualche cosa stia cambiando, a mio modo di vedere c'è un ritorno, c'è una chiusura, una morte di quella che è l'esperienza. No, abbiamo tra PD e liste civiche. No, assolutamente no. Centrodestra alla maggioranza all'interno del Consiglio Provinciale. Però al di là di questo, quindi noi ci abbiamo, certo. Non vogliamo, diciamo, figure che sono i classici portatori di consenso che hanno ricoperto tutti i ruoli possibili e immaginabili, sono stati parlamentari, europarlamentari, una, due, tre, quattro, cinque volte. In questo caso non sono particolarmente graditi in quello che è la nostra proposta politica. Ben vengono invece i tanti nuovi e giovani valorosi che si vogliono affiancare, come un'esperienza di Michele e come tanti altri amministratori. Bene, grazie. Allora, sulla Lega voglio dire qualcosa, perché è un tema che affronta in maniera più approfondita. Diciamo che il capolavoro di Salvini è stato quello di far dimenticare la storia della Lega, perché viene ricordato che la Lega è uno dei partiti più antichi della storia italiana. Gli altri non avevano nome, hanno avuto più rivoluzioni. C'era ancora il Partito Comunista. La Lega invece è un partito vecchio della Prima Repubblica. Però Salvini è stato così bravo da far apparire la Lega come un partito nuovissimo, perché ha tolto la dominazione della Lega del Nord e l'hanno fatto diventare il partito della destra italiana. Non bisogna avere paura delle parole, perché le parole hanno il loro significato. È il partito della destra italiana, della destra, non della destra più moderata. Perché poi è chiaro che ricordiamo tutti, e non sono, diciamo, delle manifestazioni folcloristiche, noi ricordiamo tutti che cos'è questa sua organizzazione a Pontida,
ricordiamo i riti. No, Pontida è una manifestazione di popolo. Di popolo. Ma è solo benissimo la settimana scorsa. Sapevo cos'era una manifestazione, la salita al Dio Po. Il 1° luglio c'è la manifestazione del mio popolo, voglio dire. Ricordiamo pure diciamo, l'aspetto che spesso viene dimenticato. Ricordiamo la stagione di Calderoni che diceva cose molto pesanti sull'Islam. Io per alcune cose di Calderoni avevo subito l'assalto delle nostre ambasciate in alcuni paesi africani. E diciamo che Salvini è stato bravissimo a far dimenticare tutto questo. Però c'è un aspetto su cui vorrei mettere in evidenza. Come oggi Salvini sia così fortemente in sintonia rispetto a gran parte del popolo, perché ha capito quelli che sono poi i mezzi di comunicazione. Il suo linguaggio, c'è stato uno studio in America che riguarda Trump, ma è ugualissimo, si può riportare in Italia. Il linguaggio di Salvini è così stereotipato, ma così efficace da entrare con grande sintonia con l'opinione pubblica. Tutte le sue formazioni sono del tipo che finita la partita, vado avanti, non mi fermo. Cioè parole molto sintetiche, che non sono parole concettuali, ma che vanno subito alla pancia del suo elettorato. Questa è una capacità di parlare alla sua gente che non va sottovalutata. Così c'è un altro aspetto, visto che questi giorni si sono occupati alcuni giornali, che riguarda il... No, qui non occupati di questo. Il Salvini ha una posizione verso la Chiesa che è una posizione che è oscillante, nel senso che prende di petto, perché lo ha fatto, i vescovi, la CEI, quando hanno posizioni, il Papa, quando hanno posizione sui migranti, e là dice praticamente i preti di campagna mi dicono vai avanti. Quindi cerca di creare una divisione tra la Chiesa ufficiale e il popolo, cioè crea, come ha scritto qualcuno in questi giorni, creare una chiesa di popolo, una chiesa di stampo sovranista. Io l'ho scritto qualche giorno fa, sul Corriere, gran parte del mondo cattolico ormai è, credo che sia parte del blocco di consenso, il blocco del consenso della chiesa. Scusami Michele, però poi ti dice, perché è una cosa certo. Un po' facile. Sta storia delle parole che arrivano alla pancia della gente, abbiamo detto per 10 anni, 15 anni, per Berlusconi, che era un mago della comunicazione, e qua il problema, secondo me, un po' sto giochetto, la dobbiamo finire, perché le parole che arrivano alla pancia, guarda che c'è una massa di imbecilli. Il problema è chiaro, che io non capisco niente di politica, però quando Michele Emiliano dice: non ho ancora visto le case popolari, che lui sta meglio di tutti noi sicuramente, che ci vogliono anni e anni per farle. Quella Salvini l'ha liberata dagli abusivi e l'ha fatto, non è che ha lanciato le parole che hanno colpito la pancia, ha pigliato quelli che occupavano da 50 anni le case popolari, le ha buttati fuori e ha cercato di dare le case popolari a quelli. Noi qua invece continuiamo a fare le cerimonie delle canzoni popolari. Qua invece noi facciamo ancora, io a Bari di case segnate ad abusivi le ho buttate fuori a decine. Però l'ho fatto con molta non ne ho fatto una campagna elettorale, perché portare tutto il paese che fa. No, sto dicendo, mentre io non ho notizie di sgombri di case popolari fatte da Salvini. Se tu stasera mi mandi un comunicato stampa sul punto, sono a tua disposizione. Non è il mio mestiere. Voglio tornare a quello che dicevano fatto, se tu dicevano questo, quando dice non siamo tutti i vicini, tu dice questo è stato. Però cosa significa parlare alla pancia della gente? Significa dire ciò che la gente vuole sentirsi dire, e questo è uno degli aspetti della felicità. Se dinanzi ai migranti 40 poveri cristi che stanno al porto di Bari domani ipoteticamente, tu avverti che la gente vuol dire che quelli non devono sbarcare perché se la sono cercata, tu non puoi da politico nazionale dire hanno ragione, se la sono cercata e se muoiono è colpa loro, perché noi abbiamo rischiato e rischiamo questo. Dire che la gente a parlare alla pancia delle persone significa
non avere la capacità di guida. No, ma che c'è? Ma certo, qualcuno ha sostenuto che bisogna buttare male la gente. No, no, era questo che era detto. Nel senso che se uno va a fare sul web in questi giorni e si legge i commenti che ci sono, i commenti che ci sono sul web su questa materia sono da brividi. Uno può dire che quella gente non è stupida, certo non è stupida, ha una posizione della politica su cui si può discutere, quindi siamo d'accordo, non siamo d'accordo, esprime una posizione molto viscerale, molto dura, che è legittima, perché la politica è fatta di questa, però è un dato di fatto che uno dei principi fondamentali di chi crede di rappresentare il popolo è di dire ciò che il popolo vuole sentirsi dire. È un politico, secondo me, deve avere una capacità diversa. Non deve dire ciò che il popolo vuole sentirsi dire, perché se domani ci dicono tagliamo la testa a tutti i biondi, anche se il 90% degli italiani dicono tagliamo la testa ai biondi, dobbiamo dire semplicemente che no, non ci va in democrazia, queste cose non si fanno. Anche se la maggioranza dice tagliamo tutti la testa a tutti i capelli biondi sono vietati, dobbiamo avere la capacità di dire certe cose non si fanno, perché ci sono dei valori che vanno al di là del giudizio popolare. Questo è un fatto, credo, che sia essenziale. Però non voglio cercare di mediare fra voi. No, ci stiamo discutendo. Lui non voleva dire che tu stai dicendo una cosa sbagliata, però voleva anche correggere l'impressione, che non è però nelle tue intenzioni, di dire che gli italiani sono degli imbecilli alle quali è possibile, perché io questa cosa non la penso. Cioè, se tu assicuri la libertà di informazione, i diritti delle persone, la democrazia nei suoi gangli fondamentali, se le televisioni nazionali sono libere e quindi tu hai, diciamo, dei cittadini informati, tu ti puoi fidare di questo focus group che è la democrazia, perché popoli che spontaneamente producono l'antisemitismo, la xenofobia, io non ne conosco. Conosco invece leader che, tra quello che mi conviene pensare e quello che la disperazione mi induce a pensare, mettono insieme meccanismi mostruosi, mostruosi, che possono arrivare a devastare la dignità dell'uomo. Ora, e non bisogna giocare con questa roba, perché questi fenomeni scappano di mano. Anche, e quando ci giochi sembri Topolino in fantasia, e cerco di minimizzare la cosa. Ora, io perché dico che noi dobbiamo pensare alla Lega come un partito che governa la Lombardia e il Veneto e dobbiamo puntare su quelli? Un po' come puntare agli islamici moderati, non so se è chiaro. Cioè, noi dobbiamo fare in modo che il salvinismo, che è una cosa completamente diversa dal governo del Veneto o della Lombardia, completamente diverso, non prevalga su quell'attitudine della Lega di essere un partito di governo. La rappresento, Giorgetti non è Salvini, e se la Lega tiene democraticamente, io mi auguro che Caroppo stia non con Salvini ma con quelli che ragionano, ma sta con Salvini, dai, o stai con Salvini, no, tutti o stare con Salvini o domani, però, un secondo solo, però adesso io dico questo, che noi dobbiamo fare il tifo perché persone che vengono dalla tradizione cattolica e democratico-cristiana come Caroppo, entrando nella Lega, non si fascistizzino, ma piuttosto contribuiscano a lasciarla un fenomeno politico progressivo, del quale onestamente io non ho paura. Ho paura che si cominci, perché quando sarà più in difficoltà dal punto di vista elettorale, se vede che questo sistema funziona, con chi se la prende? Una volta che ha esaurito i migranti, con chi se la piglierà? Non lo so, di nuovo con i meridionali o con i dipendenti pubblici? Non ho idea, perché quando tu hai un meccanismo che produce consenso in quella maniera, tu hai permanentemente bisogno di un nemico, Presidente, ma lei, e questo nemico spacca il paese. Ma lei che è stato tutto appoggia qua. Tante volte. Cioè, lei è stato appoggia tante volte. Io sì, ci sono stato anche in tribunale. Da qualche mese ci vado una volta a settimana. Ma lei c'è passato e c'è passato da Borgo Mezzanone, lei c'è passato dalla stazione ferroviaria, esatto. E c'è passato il mio dirigente che ha fatto gli sgombri di quei campi, Stefano, certo. Quello è morto, quello si ricorda. Ma secondo la fatica lei, di quello sgombro, e il rispetto della dignità umana, le scene che si vedono assolutamente no dentro. E allora per quello le abbiamo sgombrati, no, lei non ma non li abbiamo noi le abbiamo sgombrate dicendo che erano delle bestie, no, io le ho sgombrate, è il governo che non le sgombra ancora. No, Borgo Mezzanone
il governo ha annunciato ieri, sì, ma non il caro di ma io ho chiesto, chiedo scusa, noi abbiamo fatto un primo sgombro dell'area di competenza della regione. Non basta, perché sì, ma io non sono il presidente del Consiglio, neanche il ministro degli interni. Ma tutta l'Africa, presidente, in Europa, non, in Italia, non ci sta. Non è questo. Noi possiamo accogliere. Addio, te ne sei andato. Il punto della accoglienza, presidente. Stavamo facendo un discorso nazionale, qui non ci sta la televisione, quindi puoi parlare. Qui stiamo parlando di quelli che devono andare a raccogliere il pomodoro e senza dei quali io non posso fare funzionare l'agricoltura. Persone che vogliono, era andato tutto bene, avevi retto il luogo, hai sfrasciato completamente. Calma. Quando scende il numero di persone che muoiono in mare, grazie alle critiche della televisione, credo sia una cosa importante, però che dobbiamo fare il mediatore di Valmecco. Nessuno di noi ha intenzione di portare l'Africa in Italia, perché sarebbe dal punto di vista fisico un'operazione così. Ho capito, però, ma se il governo è riuscito, presidente, vabbè, Andrea, il governo è riuscito, dati alla mano, quando mai hai fatto discorsi del genere? A ridurre, ma non c'entra. Mi stai cominciando a fare quando sei iscritto alla Lega. Ma questo glielo dico, va bene. Non funziona. Non funziona così. No, ma non funziona. Nessuno vuole portare tutta l'Africa. Sulla difesa, voglio tentare una volta con calma. È il buon senso che lo dice. Ma quale difesa delle frontiere? Questa è una falla. Su avere 130.000 immigrati che sbarcano. Tu devi consentire alle persone delle quali. Andrea, perdona, tu devi consentire alle persone delle quali hai bisogno per far funzionare l'Italia, devi consentirgli di vivere in modo civile. In maniera regolata, con i flussi. Dopodiché, questo lavoro prevede che tu abbia italiani e migranti. Ed è un giusto equilibrio. Punto. Questo sostengo io. Ma allora non devi eccitare il popolo delle periferie italiane contro quegli altri, perché di quegli altri hai bisogno, perché per andare a raccogliere il pomodoro in provincia di Foggia, senza di quelli tutti scuri, noi il pomodoro non lo raccogliamo. Dopodiché, quelli scuri regolari che arrivano in Italia erano tutti regolari, quelli di cui parli tu a Borgo Mezzanotte, sono tutti regolari. Non l'avevi mai fatto, si discorso, ma tu. Quando vai in Allora, non sta succedendo nulla che non sapessimo essere tra le possibilità, nel senso che io vengo considerato da Caroppo troppo a sinistra e troppo buonista, e da alcuni della sinistra troppo a destra. Naturalmente è un mio destino, nel senso che è accaduto questo sempre e comunque. Io sto cercando il dialogo totalmente con tutti sulla base dei programmi, sulle cose da fare. Siccome il programma per noi è sacro, noi abbiamo fatto un programma di governo addirittura fondato sulla partecipazione. Io mi auguro che, visto che sulla questione del programma si vuole, diciamo così, andare prima che sulla questione di chi sarà il candidato, si possa discutere del programma. Io sono pronto a discutere. Quello che non sono pronto a fare è a trasformare l'ultimo anno di governo, che serve a completare il lavoro, a spiegare quello che abbiamo fatto e, devo dire, anche a fare un po' di campagna elettorale degli ultimi mesi, si trasformi in una rissa gigantesca. Quindi ho detto, se non vado bene a tutti come candidato, devo dire che quelli ai quali non vado bene sono pochissimi, facciamo le primarie. Cioè, voi immaginate che per esempio il sindaco di Bari, le primarie, ha detto subito: io non le farò mai, quindi o sono io il candidato o nessuno. E io ho pregato tutti di non rompere le scatole e ho unificato il gruppo. Questo fatto, ho bloccato tutti quelli che volevano fare le primarie. Dopodiché, invece, io le primarie le voglio fare, possibilmente però in un'epoca in cui sia, diciamo, sufficientemente anticipata rispetto alle elezioni per non rovinare la campagna elettorale e l'ultimo anno di governo. E ho detto anche,
che sono disponibile anche a trovare una proroga, purché ci sia un candidato. Ma se questo candidato non c'è, che stiamo facendo, e Onofrio gli insegna, semplicemente il balletto attorno a quello che comunque sarà candidato, che però si pensa di poterlo affrontare, diciamo, come le razze e i coriazzi, in un meccanismo tattico, io dico, evitiamo la tattica, incontriamoci, introduciamo nel programma del centro-sinistra tutto ciò che riteniamo utile ad integrarlo e lavoriamo insieme, tutto qua. Poi non lo so, è chiaro che c'è anche un problema di leadership, nel senso che è ovvio che per anni la sinistra radicale ha governato questa regione, pur essendo un piccolo partito, con il supporto di un grande partito che è il PD. Adesso, diciamo, la struttura della coalizione è diversa. Ma dico, non credo che ci sia niente di male. All'epoca le primarie furono sempre concesse, il PD non ha mai fatto valere il suo punto di vista e penso che non ci sia nulla di male a rifare le primarie. Se poi non si vogliono fare e vogliamo trovare un altro metodo, purché non sia quello di spararsi gli uni con gli altri. Ecco, questo io vorrei evitare e penso che i pugliesi l'abbiano capito, che io ho intenzioni assolutamente bonarie nei confronti della sinistra. Io non ci voglio litigare, voglio trovare un punto di intesa, al punto che ho concesso le primarie, che potevo tranquillamente dire, signori, sono il presidente in carica, io le primarie, come ha fatto il sindaco di Bari, non le voglio fare. E io invece ho detto le faccio, purché stiamo insieme. Ma non posso passare per questo, per un prepotente, perché la capacità di manipolazione alle volte diciamo di alcuni abili politici come Caroppo dalla Lega, ci sono pure a sinistra quelli che raccontano le cose in un'altra maniera. Mi auguro di essere riuscito a smentire sia gli uni che gli altri stasera. Grazie. Michele, grazie. Allora, questo non è una stand di Governo, ma sono i figli che se ne vogliono andare perché è stato cominciato. Grazie a tutti. Non dimentica, peccato che abbia accettato la prima.